Le inutili vergogne è un romanzo nel senso più classico del termine, non è un romanzo di genere, pur essendo inserito in una collezione Sabotage dell'editore O, che ha una connotazione di giallo e di noir, ma non solo. È un romanzo classico nel senso che è molto letterario e ha, almeno la vocazione ce l'ha, di parlare a tutti, a tutte le età, a tutti i generi, a tutte le situazioni interiori. È un romanzo che affonda nel percorso dell'identità che ciascuno di noi delinea a grande fatica, con grande fatica nella propria vita. Attraverso tutti i personaggi c'è questa fatica, questo travaglio dell'esistenza, però con un lieto fine, tra virgolette, nel senso che c'è un'affermazione della propria identità. Questo discorso della verità, dell'identità di ciascuno di noi, che in questo romanzo si declina anche nel rapporto con Dio, con la fede, in una dinamica equilibrata tra l'anima e il corpo, è un tema comune anche al primo romanzo, Non passare per il sangue, il cui titolo rimanda a una questione specifica che è la infecondità dell'amore omosessuale, cioè la impossibilità genetica di mettere al mondo dei figli. E il primo romanzo si muove attraverso i protagonisti, che sono ufficiali dell'esercito di stanza in Afghanistan. Si muove proprio su un piano di identificazione della possibile fecondità, cioè non una fecondità che passa per il sangue, appunto, ma un altro tipo di fecondità. Quindi il secondo romanzo non è strettamente una continuazione, il primo anzi è molto diverso, e come temi e stilisticamente, ma certamente alla base c'è una riflessione forse inedita sulla natura omosessuale e in generale sul percorso dell'identità personale e sessuale.